allora una vittoria attesa? No, attesa no, la sudata, quello sì, senza ombra di dubbio. Una vittoria che abbiamo costruito con una squadra di persone affiatate, di persone che hanno ascoltato i cittadini e che hanno interpretato i bisogni della città, dei turisti e del desiderio di cambiamento. Adesso le prime cose da fare quali saranno? Arredo urbano, decoro, predisporre dei progetti importanti per la città, però ci sono sicuramente le piccole opere, ci sono degli interventi che devono essere fatti nell'immediato e che devono ridare un attimo un'immagine diversa alla città che purtroppo in questi ultimi mesi, anni ha perso molto. Ecco, quali sono stati i punti di debolezza di questi 5 anni secondo lei? Quello che noi cercheremo di costruire, la squadra. Giacomo Pallanca ha lavorato nei primi 2 anni con difficoltà perché non conosceva la macchina amministrativa e naturalmente poi si è trovato in difficoltà con alcuni componenti della giunta. Quello che non deve succedere all'interno di un'amministrazione è proprio questo, cioè deve essere una squadra coesa che deve lavorare per il bene della città. Se non c'è la squadra, il sindaco da solo non riesce a fare. Come pensa di organizzarsi per la giunta? Ha già qualche indicazione? No, non ci sono adesso ancora indicazioni, bisogna prima di tutto pensare a quelle che sono le priorità della città e queste le penseremo in 16 e in 16 decideremo poi chi dovrà essere la persona che, le persone che dovranno governare in giunta la nostra città. Per quanto riguarda questa vittoria inaspettata, oppure ci credeva dal punto che era già convinto, mancava soltanto l'ufficialità. No, ripeto, non è una vittoria inaspettata perché la squadra era una squadra forte, una squadra che ha lavorato da diversi mesi, è partita prima di altre perché erano diverse, su diversi progetti si era già incominciato a lavorare proprio per ascoltare i cittadini e per poter preparare un programma che è stato naturalmente condiviso con tutta la città.